Falcidiato dalle assenze, il Ciliberg si presenta a Sasso Marconi per quella che è una sfida importantissima nella corsa alla salvezza. Per i gialloblu è imprescindibile fare risultato contro gli emiliani, che seguono in classifica distaccati di un punto. Carobbio ripropone Mauri dal primo minuto in coppia con Pasotti, vista la contemporanea assenza di Aloy e Zecchinato, mentre in mezzo al campo sono Sole del Bar a sostituire Guerci e Vignali. Le due squadre si affrontano a specchio ed il primo squillo dopo 6 minuti è di marca bresciana, con un tiro da fuori di Mauri, respinto da Celeste. L'equilibrio si rompe però 2 minuti dopo, su una serie incredibile di batti ribatti in area gialloblu. Traversone lungo dalla sinistra di Barranca, Sanzo ci crede e mantiene il pallone in campo, rimettendolo in mezzo alla cieca, colpendo involontariamente al volto Sanni, che crolla a terra. In area saltano a vuoto, nell'ordine, Minelli, Della Rocca, Lirli e Barranca. Sul pallone arriva allora Serra, con la sfera che colpisce il palo dopo essere passata tra le gambe di Minelli e Lirli. Barranca al guizzo giusto, servendo Tonelli, bravo a superare con uno scavetto Sole Comotti, per poi trafiggere Viotti per l'1-0. Il Ciliberghe crea subito l'occasione per impattare il vantaggio emiliano. Mauri scende sulla sinistra e dalla linea di fondo pennella un cross che supera Celeste, trovando Sané che di testa manda alto ad un passo dalla porta. Il predominio del Ciliberghe è netto, ma i gialloblu, affidandosi troppo spesso a traversoni imprecisi, pagano l'assenza di centimetri in area, con Pasotti elemento più pericoloso quando servito. Prima dell'intervallo, al 41esimo, il Sasso Marconi sfiora il raddoppio con un colpo di testa di Della Rocca che esce di poco lato, ma all'uscita dal campo il risultato è invariato, con i padroni di casa avanti 1-0. Nella ripresa il Ciliberghe parte forte e dopo 2 minuti è sola a cercare la rete, con un destro da fuori bloccato da Celeste. Al 7° ha dell'incredibile l'occasione non concretizzata dei gialloblu. Angolo di Mauri, sul primo palo Andriani devia il pallone con la sfera che danza sulla linea di porta senza che nessun compagno riesca a spingerla in rete. Comotti è lesto sulla corta respinta, ma Celeste blocca terra. Gli assalti del Ciliberghe non trovano la giusta finalizzazione, con la squadra che non riesce a sfruttare neanche le punizioni dal limite conquistate nel corso della gara. Al 20esimo, alla lista degli infortunati, si iscrive anche Capitan Minelli, fermatosi per un risentimento muscolare dopo questa spazzata, e sostituito da Bonometti. Un minuto dopo è Viotti a dire di no sulla girata in area di Della Rocca. Gli uomini di Carobbio si riversano nuovamente in avanti e dal 26esimo sfiorano ancora una volta il pareggio, quando su calcio d'angolo di Mauri è Sanni a vedere il suo colpo di testa respinto sulla linea da Celeste. Il pallone è preda di Andriani, ma il muro emiliano regge anche sulla frustrata del centrale gialloblu. Alla mezz'ora giallo pesante per Mauri, diffidato e costretto a saltare la prossima gara contro San Marino. E Carobbio, dopo aver giocato la carta Joelson alla prima partita del 2019, cala anche quella Zecchinato, che al 44esimo su cross di Mauri si costruisce l'ultima grande occasione per arrivare al pareggio, con una splendida sforbiciata in area respinta da Celeste sulla linea. Il terzo salvataggio sulla linea dell'estremo del Sasso Marconi è la raffigurazione perfetta della giornata del Ciliberghe, fermato da una porta stregata e che esce sconfitto immeritatamente dagli emiliani. Squadra tabù per i gialloblu, chiamati adesso ad una pronta risposta nella prossima sfida casalinga contro il San Marino.